Bentornati all'intervista, come vedete in un contesto diverso, ma l'emergenza vale per tutti. Allora, avete sentito che molto probabilmente verrà ancora prolungata quella serie di divieti che ci costringono, come vedete, in casa tutti, e ci sono anche segnali un po' preoccupanti sul profilo dell'ordine pubblico. Il sindaco di Palermo ha segnalato che dietro certe spontanee, tra virgolette, rivolte di chi non ha più da spendere nemmeno per la spesa familiare, potrebbe esserci il rischio poi di manipolazioni della criminalità organizzata. E c'è anche il problema delle donne che vivono in condizioni di difficoltà, una forzata convivenza domestica con uomini violenti, sono diminuite stranamente le richieste di aiuto, per esempio, al telefono rosa e ad altro. Di tutto questo e di molto altro parleremo con l'ospite di questa intervista, la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese. Benvenuta, ministra. Buongiorno. Ministra, allora andiamo incontro ad altre settimane di reclusione casalinga e con tutti i divieti ad essi collegati, è così? Beh, io devo dire che se andiamo a vedere i dati di ieri sera, mi fanno pensare che la data del 3 aprile sia troppo ravvicinata per dire che verrà riaperto tutto. Diciamo che la situazione è seguita a vista e quindi le decisioni verranno prese man mano che la situazione sarà più tranquilla come numeri di decessi e come numeri di contagi. Ministro, ieri il Presidente della Repubblica Mattarella è tornato a fare un discorso di quelli significativi. Ha parlato all'Europa perché avverte che bisogna superare vecchi schemi fuori dalla realtà e prima che sia troppo tardi. Ecco, le chiedo, voi che vi scontrate quotidianamente con una montagna di problemi, voi al governo, come avete reagito da questa prima, diciamo, reazione un po' poco solidale, sembrata da parte di alcuni paesi, quando altri 9 paesi europei, l'Italia, la Spagna, la Francia, che con Macron oggi torna a parlare della necessità di solidarietà europea. Ecco, voi ministri, come avete reagito quando avete visto invece da parte di alcuni poca solidarietà per un problema, il coronavirus che investe tutti, non certo solo l'Italia? Io penso che questo è il momento in cui l'Europa deve dare un segnale di unità, di solidarietà, perché il coronavirus, per carità, l'Italia è stato uno dei primi paesi dopo la Cina ed è stato anche al momento quello più colpito, ma è questo un virus che ha colpito tutta l'Europa e non solo. E allora è questo il momento di prendere delle decisioni, anche da un punto di vista economico-finanziario, che possano far sentire l'unità di un'Europa che tante volte, devo dire, anche su altri versanti, non è stata del tutto solidale. Secondo me, oggi abbiamo un'opportunità da non perdere, che è quella di essere tutti uniti per uno stesso fine. Dicevo in introduzione di questa puntata, Ministro, di segnali che soprattutto al Sud ci fanno preoccupare. Ci sono state delle reazioni anche sui social a Palermo, per esempio, di persone che dicono: beh, io non ho più soldi, ho finito i soldi, non posso dar da mangiare ai miei figli e allora assaliamo i supermercati. Ci sono state anche altre, diciamo, segnalazioni provenienti sempre da città del sud. Lei è preoccupata e che cosa state pensando, di fare rispetto a questi primi segnali? Potrebbero essercene altri?
Guardi, io sono certamente preoccupata della situazione generale che si sta man mano delineando. Come governo è stato fatto tanto perché abbiamo messo a disposizione 11 miliardi, che io spero per la cassa integrazione e io spero che queste risorse arrivino quanto prima perché è un segnale importante, perché i cittadini hanno delle esigenze, esigenze primarie a cui lo Stato non può che farsi, non può che farsi carico lo Stato, e in questo mi pare che lo stiamo facendo. Però a fronte di una parte di cittadini che per cui è stato previsto delle tutele, ci sono anche un'altra parte di italiani che non hanno un lavoro fisso e che su questo condivido quello che ha detto il sindaco di Palermo, che vuole avere dei riscontri oggettivi in termini di risorse, e parliamo di coloro che hanno lavori anche occasionali. E a quel punto io davvero credo che anche il mondo dell'associazionismo, il mondo del volontariato, del terzo settore possa offrire delle soluzioni, e noi come Stato dobbiamo essere presenti anche in questa partita, perché l'Italia è un paese unico in questo, come solidarietà, e quindi anche lo Stato deve essere presente su questo fronte. Ma state pensando a misure come presidi davanti ai supermercati, davanti alle banche, proprio per dissuadere magari gesti che, cito sempre il sindaco di Palermo, potrebbero essere manipolati, no? Dalla criminalità organizzata, che ma in una situazione di questo tipo forse ha tutto da guadagnare nell'accendere fuochi di rivolta. Io penso che la solidarietà verso le famiglie italiane che sono in difficoltà è una strada obbligata per lo Stato, ma è anche certo che lo Stato ha come primo dovere quello di contrastare e perseguire qualsiasi comportamento illegale e che possa turbare, possa avere delle ricadute sull'ordine e la sicurezza pubblica. Quindi lo faremo con la fermezza, ma anche comprendendo il momento di difficoltà di questo paese. Ripeto, lo Stato ha un senso se si prende cura di tutti i cittadini, e questo noi dobbiamo farlo nelle varie forme che verranno individuate. Certo, quindi è possibile vedere magari un controllo in più davanti ai supermercati o davanti alle banche, ma lei dice, Ministro, accanto al segnale della fermezza che non deve mancare, poi bisogna anche prendersi cura di chi in questo momento si sente già disperato. Questo assolutamente, perché quando si arriva a fine giornata bisogna avere la possibilità di dare da mangiare ai propri figli, e questo io credo che non possiamo, di questo non possiamo non tenerne conto. Ecco, c'è un altro aspetto in questi giorni, se ne è molto parlato, i reati sono diminuiti, non so di quanto, Ministro, ce lo può dire? Circa il 64%. Ecco, sono diminuiti i reati, ma sono anche diminuite le richieste di aiuto da parte di donne che si sentono, diciamo, intimorite da uomini violenti. Come mai secondo lei e che cosa potete fare per capire la ragione di questa diminuzione? Guardi, anche su questo noi stiamo operando, perché proprio oggi, prossimamente, lanceremo questa app YouPool, che è un sistema per cui le donne o coloro che sono testimoni di violenza domestica possono, con un semplice click, con questa app che possono scaricare sul proprio cellulare, essere geolocalizzate
localizzati dalla questura del territorio di competenza, quindi con un intervento immediato. Questo per dire che lo Stato c'è sempre anche in queste situazioni, e certamente il fatto di essere costretti in casa può determinare situazioni di violenza che non sempre in questi momenti si è in grado di denunciare. Quindi questo è un ulteriore aiuto che stiamo dando alle persone più deboli e più fragili del nostro paese. Quindi una donna che ha paura, Ministro, di fare una telefonata perché magari c'è il partner violento accanto a lei, può semplicemente usare il cellulare, fare un click e la sua richiesta di aiuto arriva silenziosamente a un commissariato vicino, ho capito bene? Sì, esattamente così. Noi nel video che io ho registrato ieri, che andrà oggi in onda, verranno indicate anche le modalità come accedere all'app e come scaricarla. Quindi cerchiamo di dare le indicazioni nel modo più semplice possibile, in modo da essere raggiungibili a tutti. Ministro, a proposito di tecnologie, sono allo studio molte ipotesi per far sì che attraverso la geolocalizzazione venga informato il cittadino di contagiati vicini a lui, e non solo questo. Ci sono paesi, penso alla Gran Bretagna, che sta studiando proprio il sistema da applicare. 9 grandi aziende telefoniche hanno messo a disposizione a tutta l'Europa la loro tecnologia, il loro know-how. Il garante della privacy, Antonello Soro, ha detto va bene purché si tratti di misure a tempo. Lei che ne pensa? Io penso che d'accordo purché siano misure a tempo, però ritengo anche che debbano essere attuate, tutte messe in opera, tutte le precauzioni necessarie perché queste SIM vengano poi immesse in un circuito anche di controllo da parte delle forze di polizia, perché ci sia una certezza anche e di individuare un percorso che sia nella logica che noi seguiamo sempre. Noi abbiamo un ufficio qui, la direzione centrale postale, proprio che segue questi aspetti, quindi io credo che debba essere, pur ritenendo utile questo tipo di attività, questo nuovo sistema per individuare e circoscrivere l'ambito di contagio, ma deve essere sicuramente svolto con le opportune cautele. Ministro, a proposito di controlli e di cautele, c'è stato un utilizzo massiccio delle forze dell'ordine, di tutti, polizia, carabinieri, per controllare che gli italiani rispettassero i divieti. Da ministro dell'Interno, che voto darebbe agli italiani? Da 1 a 10? Sono stati rispettosi delle regole finora? Io devo dire che la gran parte degli italiani hanno avuto e dimostrato un senso di responsabilità necessario in questo momento, perché io, come ho detto più volte, ognuno deve essere il controllore di se stesso, perché se vogliamo evitare che il contagio si propaghi dipende anche da noi evitare di situazioni di irresponsabilità, e oggi posso dire che i numeri mi danno ragione, nel senso che col tempo gli italiani si sono resi più conto delle difficoltà che stiamo vivendo, e quindi sono più rispettosi delle regole. Lo vedo anche dei numeri che noi abbiamo in questo momento, perché se vado a vedere, da quando anche abbiamo con il decreto legge ultimo della scorsa settimana, il numero 19, la sanzione penale è stata
stata sostituita da una sanzione amministrativa, vedo anche i numeri notevolmente ridotti rispetto ai primi dati che avevamo, ai primi controlli che venivano fatti all'inizio di questo periodo tragico per noi come Paese. Ci sono state un po' di polemiche, Ministro, perché il foglio che tutti devono firmare per poter uscire, l'autorizzazione, insomma, è stato modificato 4 volte. Come mai? Perché 4 volte? È stato modificato perché se intervengono delle disposizioni successive, è ovvio che il modulo deve essere aderente alle ultime disposizioni in essere, anche perché le forze di polizia devono avere delle certezze quando vanno a fare i controlli o a fermare i cittadini, devono esattamente sapere qual è la disposizione ultima a cui devono far riferimento. Quindi so che ha creato un po' di problemi, anzi di questo me ne dispiaccio, però se noi vogliamo che le forze di polizia operino in modo aderente a quelle che sono le disposizioni, non è stato altro fatto che renderli coerenti con le norme vigenti. A proposito di forze di polizia, molti hanno lamentato di non avere le mascherine, di non avere gli strumenti di protezione. Com'è la situazione oggi per quanti in strada appunto sono costretti a fermare le persone, non si sa, magari incontrano dei contagiati? Ci può dare un quadro delle misure, diciamo, di sicurezza a garanzia della salute delle forze dell'ordine? Guardi, io parlo come Ministero dell'Interno e quindi posso parlare delle forze dell'ordine, come posso parlare dei vigili del fuoco, come posso parlare del personale civile che sta nei nostri uffici. Noi abbiamo adottato per laddove possibile lo smart working e quindi abbiamo numeri ridottissimi in ufficio, abbiamo dato le mascherine a quelli che sono gli operatori sul campo, abbiamo richiesto altre mascherine. E per cui man mano la situazione è in evoluzione e speriamo che tutti coloro che stanno anche in ufficio possano averlo col tempo. Ma sicuramente coloro che vanno per strada, coloro che sono gli operativi, sono attrezzati nei modi corretti. Nei mesi scorsi, lei lo sa perché era sempre chiamata in causa dal suo predecessore Salvini a proposito degli sbarchi che c'erano, non c'erano. Ora l'emergenza Covid-19 non sappiamo quanto si estenderà in Africa e che effetti esplosivi o meno, ci auguriamo che non lo siano, potrebbe avere. Proprio in previsione del fatto che poi di solito con la bella stagione gli sbarchi aumentano, state prevedendo delle misure, avete dei piani, perché questo potrebbe essere un problema gigantesco che va ad aggiungersi ai già enormi problemi con i quali ci stiamo confrontando tutti. Di questo ha ragione perfettamente. Io ho avuto contatti continui anche in questo periodo con i vari ministri dell'interno. Sono andata io personalmente il mese scorso, sia in Spagna dal ministro spagnolo che dal ministro tedesco Seehofer, con cui abbiamo ottimi rapporti, proprio per stabilire delle linee comuni anche per il futuro, perché oggi è vero, i numeri sono ridottissimi perché ad oggi ne abbiamo, in questo mese ne sono arrivati 240, 241, qualcosa del genere, ma insomma numeri davvero ridotti, però dobbiamo preoccuparci anche per i periodi futuri. E allora quello che era il progetto che noi avevamo posto in essere con alcuni paesi, l'accordo di Malta, che aveva avuto effettivamente un grande effetto in questo momento, ovviamente è fermo, ma come sono fermi gli arrivi, ma dobbiamo anche pensare al futuro e su quello ci stiamo lavorando in modo da avere sempre davanti questo principio di solidarietà europea, e su questo noi ci siamo.
un'altra cosa che vorrei dire, perché so che molti hanno preoccupazione anche per quelli, seppur numeri ridotti, di migranti giunti in Italia, quando questi 240 che sono arrivati sono stati tutti quanti posti in quarantena, quindi 14 giorni, e vengono fatti i controlli regolari anche nei CARA, dove attualmente ci sono la restante parte dei migranti, quelli che già avevamo in carico, e abbiamo dato istruzione anche agli vari operatori, agli enti gestori, di osservare quelle che sono delle regole stabilite per tutti dal Ministero della Sanità. Quindi di quello posso dire che stiamo facendo tutto il possibile. Certo, per il futuro, appena terminerà questa emergenza sanitaria che ha colpito tutta l'Europa, certamente io credo che questo spirito di solidarietà che si è sviluppato in questo periodo in cui tutti i paesi europei, ripeto, e non solo, hanno avuto problematiche di questo genere, poi vada ad incrementarsi anche per queste altre Per il problematiche futuro. Sì, speriamo che ci sia, speriamo che ci sia solidarietà un po' su tutti i terreni, come dicevamo all'inizio, anche su quello economico, come si diceva appunto all'inizio di trasmissione. Ministra, ho un paio di curiosità, diciamo, più personali. Lei l'ha fatto il tampone, visto che anche Boris Johnson e anche vari uomini di governo sono stati colpiti dal coronavirus. Lei l'ha fatto? Io ho fatto il tampone perché avevo a un certo punto ero influenzata, ma era una semplice influenza e quindi era negativo il mio tampone, quindi possiamo stare tranquilli. Bene, senta, ieri nel fuori onda che abbiamo ascoltato tutti, mentre il Presidente della Repubblica appunto teneva il suo secondo importante intervento nel giro di pochi giorni, ecco, anche il Presidente della Repubblica ha ammesso di avere un ciuffo un po' più alto perché non va dal barbiere. Lei come l'ha risolta la questione del parrucchiere? Se li lava da sé? Io sì, me li lavo da sola, quello sicuramente, perché i parrucchieri non ci sono, sono chiusi, e quindi come tutte le donne o i cittadini che in questo momento che hanno queste restrizioni, ovviamente le abbiamo anche noi, e quindi ci attrezziamo in casa. Che cosa le manca di più della vita normale che faceva prima? Guardi, io la mia vita è stata sempre una vita, soprattutto adesso in questo periodo dal 5 di settembre, una vita molto impegnata. Io sono in ufficio davvero 12 ore al giorno. E mi manca casomai quella domenica pomeriggio che tante volte andavo a cinema e ora non posso neanche farlo perché, a parte perché i cinema sono chiusi, perché la domenica siamo anche in ufficio, perché abbiamo rapporti continui con i sindaci, con i presidenti di regione, perché l'importante è non solo manifestare la solidarietà e la vicinanza a questi territori, ma anche esserci concretamente per risolvere i loro problemi e per dare una mano nelle questioni che regolarmente vengono poste a questo tavolo, e quindi per dire che noi ci siamo. L'importante è dire che lo Stato è sempre presente. 24 ore al giorno, non ci sono feste, non c'è niente. Quindi forse quello che mi manca di più, ecco, è avere uno spazio minimo nel pomeriggio della domenica che non c'è più, però sono contenta comunque di poter svolgere questo servizio diciamo, a favore degli altri dei territori, perché avendo fatto anche un'attività precedente da prefetto, so anche le difficoltà che i colleghi hanno in questo momento nei propri spazi, nei propri territori, nella propria provincia. Siamo in chiusura, Ministro. Lo so che non si fanno previsioni, ma dovendo appunto parlare a tutti noi e fare come dire, una previsione di massima, per quest'estate saremo fuori? Me lo auguro.
Più di questo veramente credo che, ecco, possiamo chiudere questa conversazione con la speranza che per quest'estate possiamo dirci fuori da un'emergenza che ci ha talmente colpito, ma da cui può venire fuori anche qualcosa di positivo in termini di unità del paese nell'affrontare le situazioni importanti senza contrapposizioni, ma con un'unità di intento da parte di tutti. Grazie Ministro Lamorgese per essere stata all'intervista di Sky TG24 e a tutti voi do appuntamento domani perché questa settimana l'intervista raddoppia. Grazie.